Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Allora, io non ho capito bene queste protein bites che noi andremo a provare, perché pure sul sito non è che è specificato molto molto bene, quindi non penso che siano dei mini wafer, penso che siano delle mini barrettine di cioccolato. Non l'ho capito, quindi lo scopriremo insieme. Allora, sto parlando di loro, li trovate sempre sul sito di Loll Supplement e avete il mio codice sconto che gira a 0,10. Costano all'incirca 1,50 euro e vediamo un po' se ne vale la pena. Sono 20 grammi e sono del marchio Protein Bites Peanut Butter. E sono, allora, penso che all'interno è peanut butter, però esternamente c'è il cioccolato fondente. Ma eccolo qua. Allora, è vegan, gluten free e un apporto di fibre maggiore. Allora, per 20 grammi ha 88 calorie, 5 grammi di grassi, carboidrati 5,6, fibre 2,6 e proteine 4. Penso che sia uno di quegli snack sfiziosi da portare in giro. I valori non sono male. Sì, non sono male, è fattibile, però andiamo a vedere perché sono troppo curiosa. Sembra un po' un mostacciolo. Eccolo qua, assaggiamo. Oh mio Dio! Allora, buonissimo, cioè da fuori sembra quel prodottino scontato, ma chissà che è. Invece sono proprio i pezzi di arachide, come potete vedere. Ed è proprio buono, perché non è quel sapore troppo che sa solo di burro d'arachidi, no. Si sente molto di più il cioccolato fondente sopra, però che si sposa bene con il salato del peanut butter. Poi questa cosa crunchy. Sono rimasta sorpresa. Raga, è buonissimo. Sono rimasta molto molto sorpresa perché non mi aspettavo niente. Veramente l'ho preso così io perché ero incuriosita. Proprio di vedere cosa fossero, infatti è tipo come non so neanche come chiamarlo, non è un biscotto, neanche una barretta di cioccolato, tipo barretta di una barretta piccolina, perché non è una tavoletta di cioccolato, è completamente diversa pure la consistenza. Andiamo con quest'altro qua, che sento che sopra c'è un po' di rilievo. Allora, Protein Bites Salted Caramel, sempre ricoperto di cioccolato fondente. Eccolo qua. Troppo sfiziosi, sempre solita cosa. Allora, i valori anche sono quelli: 88 calorie, 5,2 grammi di grassi, 5,6 di carboidrati. Comunque, zucchero 4,5, pure dell'altro. E fibre 2,6 e proteine 4 grammi. Vediamo un po'. Questo sente tantissimo di caramello. Eccolo. Bellino. Ci sono questi pezzi che di là era burro d'arachidi, ma di qua che cos'è? Allora, devo dire che io molto buono, si sente il caramello, solo che buono, ma tra i due preferisco burro d'arachidi, perché si sente di caramello, però è troppo strano, non lo so, forse l'accostamento cioccolato fondente e caramello, non lo so che cos'è che non va, si sente all'inizio il caramello, però poi dopo scompare completamente e vi rimane solo quel retrogusto di cioccolato fondente. Però devo dire che non sono male, sono molto sfiziosi, sono
specialmente per neanche da portare in giro, però per quando vi vengono che state in casa, quelle voglie di dolci, di barrette di cioccolato, questo qua ve lo mangiate, buttate la confezione e avete fatto, avete appagato la vostra voglia e non avete fatto chissà quali danni e quanti danni. Specialmente a chi sta sempre a dieta rigida, perché spesso mi trovo a parlare con voi, c'è cioè chi veramente sta con delle diete assurde e sta facendo veramente tanti sacrifici e a volte veramente non cade in alcune abbuffate che di solito succede spesso. Secondo me questi sono gli giusti snack da tenere in casa per quando vi vengono queste voglie. Questo qui è Hazelnut, quindi nocciola e cioccolato fondente. Non lo so, questa non mi ispira molto perché fare cioccolato fondente, nocciola, io avrei fatto tipo un cioccolato bianco. Oppure cocco, mamma mia, spettacolo. Eccolo qua. 92 calorie, 5,8 grammi di grassi, 5,1 grammo di carboidrati, 4,2 grammi di zucchero, 2,6 di fibre, 4 grammi di proteine. Proteine. Non riesco ad aprire. Questo non mi ispira proprio. Io non avrei mai fatto questo accostamento di gusto. Mai. Non mi piace il bocciato. Non mi piace perché non ha senso come gusto. Per me non ne vale la pena spendere 1,50 euro per questo gusto. Perché non si capisce. Sì, io. Si sente la nocciola, perché non è che non si sente, ma non ci azzecca niente col cioccolato fondente, non mi piace infatti. Quindi per me ne vale la pena spendere 1,50 euro per burro d'arachidi, caramella e infine proprio questo qui che per me è proprio non classificato. Non lo so, ragazzi, non mi piace perché avrei preferito tipo cocco. Cocco oppure che ne so, cioccolato bianco, ma secondo me spaccavano. E quindi niente, io spero che questo video assaggio, anche se molto breve e mini, vi sia piaciuto. È un po' come il contenuto delle barrette mini, 20 grammi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!